Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo di diagnosi OBD. Ricorderete che un paio di settimane fa vi ho già recensito un sistema di diagnosi per le nostre auto che ha avuto un grandissimo successo. Pensate, in due settimane già quasi 25.000 visualizzazioni. Il prodotto vi è piaciuto e tantissimi avete commentato sotto il video dicendo che vi siete trovati bene. Questo per me è una grande soddisfazione. Quindi il venditore mi ha contattato e mi ha detto: che ne pensi se ti mando un altro sistema OBD2 per fare una diagnosi tramite l'applicazione sul telefonino che trasforma il tutto come una sorta di computer. Pensate, ho fatto una verifica da un'officina meccanica di un amico e i dati riportati sono perfettamente identici a quelli che riesco a rilevare con questo sistema. Ovviamente vi lascerò anche il link giù nel primo commento nella descrizione per vedere il prezzo aggiornato. Si tratta semplicemente di una scatolina con un attacco OBD2, il classico attacco OBD, che si trova in tutte le autovetture prodotte dal 96 in poi. Si collega tramite questo spinotto, si accenderà una luce, prima verde, e poi dopo la connessione si accenderà di colore blu perché si connette tramite Bluetooth, e avremo sul nostro dispositivo la diagnosi. Adesso andiamo in macchina e andiamo a vedere come funziona questo dispositivo. Va collegato nella presa apposita, che solitamente si trova sotto il volante. Una volta inserito si accenderà una lucina verde e poi sarà necessario avviare il motore e tramite l'applicazione collegarsi tramite Bluetooth. È già connesso, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare alcune funzioni. Ovviamente è necessaria un'iscrizione e possiamo anche personalizzare l'immagine del nostro profilo. È possibile arricchire questa applicazione acquistando alcune funzioni, quindi ci permette di fare una diagnosi completa su diversi tipi di funzioni per quanto riguarda i fari e tanto altro. Quella che a noi interessa di più è la funzione OBD, che ci permette di fare una diagnosi del nostro veicolo. Questo beep conferma la connessione, dopodiché facciamo un tap e in base a ciò che è supportato dal nostro veicolo ci darà poi dei risultati. Ci dà la possibilità di leggere i dati dal vivo, i dati freeze frame, leggere codici di guasto, cancellare eventuali codici di guasto, vedere il risultato del test di monitoraggio della sonda Lambda, i risultati di test monitoraggio della rete di bordo, funzioni di controllo e componente sistema di bordo e leggere le informazioni del veicolo. Ma vediamo direttamente i dati dal vivo, che sono quelli che ci interessano di più. Possiamo selezionare la voce che ci interessa in particolare, oppure selezionare tutto, confermare e avere quindi tutti i dati relativi al nostro motore riportati sul display. Abbiamo zero errori di codice, lo stato funzionamento 1000 off, sistema di carburante, sistema stato carburante 2, valore di carico calcolato, temperatura refrigerante motore quasi 90 gradi, e questa è la pagina 1 su 4. Per poter cambiare pagina basta scorrere verso il basso e abbiamo altri dati. Come vedete, accelerando vanno variando alcuni dati: giri motore, pressione assoluta collettore di respirazione, regolazione corta miscela bancata 1, regolazione lunga miscela bancata 2, sensore velocità, siamo fermi quindi mi dà 0 km orari, anticipo accensione cilindro, e poi su ogni voce possiamo tappare e vedere un grafico. Vediamo la pagina successiva. Temperatura aria aspirata 54 gradi, posizione assoluta valvola farfalla, tensione sonda Lambda, tensore 1, regolazione corta miscela bancata, tensione sonda Lambda, sensore 2. Andiamo alla pagina successiva. Regolazione corta miscela bancata, sensore 2, requisiti OBD implementati nel veicolo, e su tutto possiamo tappare per vedere il grafico, che possiamo anche zoomare, quindi vedere in modo approfondito. Leggere codice guasto ci chiede il tipo di veicolo, se abbiamo dei guasti ovviamente verranno riportati sul monitor. Nessun codice errore. E queste sono le funzioni a veicolo fermo. Adesso cambiamo veicolo e vediamo cosa ci dà sulla macchina a diesel. Questa è una macchina a benzina, vediamo le differenze fra questa e quella. Ok, adesso siamo a bordo della mia macchina con motore diesel. Anche in questo caso abbiamo le stesse funzioni. Vediamo le funzioni OBD. Caricamento in corso, inizia la diagnosi, fa una ricerca del protocollo. Quindi abbiamo tutti i dati, parametri supportati 12. Andiamo direttamente a vedere i dati dal vivo. Selezioniamo tutto.
e abbiamo un numero di errori presenti sulla EQ 0 su 127, stato malfunzionamento spia 1000, errore di carico calcolato in percentuale, anche questo ovviamente accelerando aumenta, e su questo è possibile pure cliccare per avere un grafico, anche questo è possibile zoomare per avere più dettagli. Temperatura refrigerante motore 54 gradi, pressione assoluta con lettore di aspirazione 100 kPa. Giri motore, anche in questo caso dal vivo abbiamo la possibilità di vedere i picchi di accelerazione. E come potete vedere, a differenza della macchina a benzina, abbiamo solamente due pagine anziché quattro. Ovviamente sia per quanto riguarda il veicolo a benzina che il veicolo a gasolio è possibile poi ottenere dei rapporti sul risultato, e verrà creata una schermata che è possibile stampare con le informazioni del veicolo. In basso abbiamo delle voci che ci permettono di salvare delle informazioni che vengono riportate sul nostro display, quindi premendo record avremo la possibilità di registrare tutto ciò che noi facciamo. Poi viene salvato e quindi è possibile rivederlo. Per tornare indietro possiamo premere o la freccetta in alto oppure scorrere col dito verso sinistra. Per fermare la registrazione basta premere sul tastino, confermiamo il salvataggio della registrazione, ma possiamo anche creare un rapporto. Creerà quindi una scheda con un codice a barre. Verranno riportati quindi i dati riguardanti il veicolo con un codice a barra, con tutti i parametri e tutto ciò che è stato comunque acquisito dal nostro strumento di diagnosi. Quindi è possibile condividere questo file, salvarlo, eccetera. Adesso andiamo a vedere i codici di guasto. La volta precedente ricorderete che avevamo un codice di guasto. Anche in questo caso, selezionando Kia, ci riporterà il codice di guasto che avevamo ricevuto e rilevato la volta precedente. Sensore posizione valvola del ricircolo gas di scarico a segnale in entrata basso. In questo caso, creando una scheda, avremo riportato ciò che riguarda il tipo di guasto. Ovviamente sarà possibile anche cancellare eventuali codici di guasto, però non vi consiglio assolutamente di cancellarli, perché ciò potrebbe andare ad alterare poi quello che dovrebbe fare il meccanico, perché se un codice viene cancellato potrebbe non essere più rilevato. Quindi io vi consiglio di rilevare tramite la diagnosi e far fare tutto al vostro meccanico, se non sono cose di cui voi siete capaci appunto di intervenire e sistemarli. Adesso vediamo la diagnosi durante il movimento della macchina, in cui viene rilevato anche la velocità e tutti i dati relativi appunto al motore. E allora ragazzi, come avete visto, questo piccolo dispositivo riesce a darci una diagnosi completa del nostro autoveicolo, riportando tutti i tipi di errore, dandoci la possibilità di vedere man mano che andiamo scorrendo sulle varie schermate dell'applicazione il comportamento dei componenti del motore. Rileva gli errori, ci dà la possibilità di salvarli, eccetera. Cosa dire? Spero che questo video vi sia stato utile e che il prodotto vi sia piaciuto, quindi non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, ringraziare ThinkDiag per avermelo inviato, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, iscrivervi ma a cliccare anche sulla campanella, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.